Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati al canale della Decima Arte con Aurenar, che oggi vi fa vedere, conoscere o riconoscere Starship Troopers Extermination, un videogioco sviluppato e pubblicato da Offworld, che quindi in maniera totalmente indipendente, sfruttando questa licenza cinematografica soprattutto, ha sviluppato per noi, dopo una lunga gestazione in accesso anticipato, uno sparatutto cooperativo fino a 16 giocatori, sparatutto in prima persona, basato sulla gestione delle classi di soldati. Andiamo ad affrontare la prima ora di gioco. Ripeto, è uno sparatutto in prima persona cooperativo, votato alla cooperazione online, squadre da 16 giocatori divisi a gruppi da 4, dove l'unica parte solitaria è proprio il tutorial che viene guidato da un attempato Johnny Rico, ricostruito sulle fattezze di Casper Van Dien, o per meglio dire, per chi non lo sapesse, l'attore che ha prestato il volto al protagonista dell'omonimo libro Fanteria dello Spazio, libro di fantascienza del 1959. Allora, io ho fatto la prima missione tutorial, che è quella che introduce proprio le basi di movimento e utilizzo arma. Vi faccio vedere l'altra missione tutorial. Le classi al momento sono queste. Dico al momento perché tra l'accesso anticipato e il gioco finale le classi erano prima 4, adesso sono 6 addirittura, e tutte vanno incontro a uno stile di gioco che possa soddisfare. C'è il guardiano, che è uno stile di gioco prettamente tank, ovvero alta armatura che lo fa resistere a molti danni, quindi è un soldato di prima linea. Poi c'è il demolitore, l'esperto in esplosivi. Il cecchino, armato alla leggera e sta lontano dalla mischia e dalla prima linea. Poi c'è il ranger, che è un survivalista, c'è scritto, e si affida al propulsore jet per andare più veloce e scappare. Poi abbiamo l'ingegnere, permette di portare fusti nello zaino, cosa che le altre classi non possono fare perché impiegano le mani per raccogliere le cose. E poi c'è il supporto, il medico. Quindi vado sul ignorantissimo guardiano, che vedete già un po', con un po' di esperienza. Il guardiano, ogni classe accumulando esperienza, effettua degli sblocchi alle armi. Parte con questa, il Morita Mark 3, poi sblocca questa ed infine questo. E poi, a parte le armi, ci sono le modifiche alle armi che migliorano la precisione, la velocità di caricamento, la capienza dei caricatori, l'efficienza dei danni. E poi abbiamo anche roba utile come trappole elettriche, protezioni dispiegabili o torrette, e poi ci sono le sottocorazze, i feromoni. Quindi questa, per esempio, serve per permettere di sostenere meglio i colpi ravvicinati degli aracnidi, cosa che il guardiano fa spesso. L'altra competenza che possiamo sbloccare è il feromone per insetti, è uno spray chimico applicato all'armatura che rende il bersaglio più appetibile. Questo per attrarre più attacchi e lasciare che ingegneri, medici e ranger o cecchini siano un po' più liberi di salvarmi la pelle. Poi ci sono le bandoliere per caricatori che aumentano la
il caricatore, quindi la capienza delle munizioni. Facciamo così. Al momento non mi sento molto forte. Come tank. Quindi faccio il guardiano e vado a fare la seconda missione. Tutorial. Per chi non lo sapesse, oltre a un libro, nel 97 il regista Paul Verhoeven ha fatto un lungometraggio, appunto con Casper Van Dien. You know the drill, troopers. Lock and load. E altri nel cast. Allora, dobbiamo proteggere le caverne di Agni sterminando gli artiglieri. Il gioco si può giocare mouse e tastiera, cosa che farò, ma senza la soluzione di continuità si può usare anche il joypad, cosa che non farò. Allora, proseguiamo verso il punto A. Questa è la mappa, si apre con tab. Punto A è qua. Non ho capito dove sto guardando. La scena è buia perché siamo in una caverna infestata. Poi vedremo anche altre location. Sto andando bene, sì? Ok. Immaginate che io sto giocando da solo con i bot. Ma tutte le modalità di gioco si possono godere in gruppo con amici. E i bot sono soltanto nella modalità single player tutorial. Tutte le altre modalità sono online. Aia. Sono grandi. Sono molto belli gli effetti sonori. Dobbiamo girare di qua. E infatti là ci sarà. La particolarità della classe guardiano è che impugna una mitragliatrice pesante. La mitragliatrice pesante usata così al fianco o in piedi mirando è molto pesante, molto imprecisa. Per cui il guardiano, almeno il guardiano giocato da Aurenar, quindi giocato male, abusa dell'abilità attivabile con la Q. Modo che si trinceri dietro degli scudi e aumenti la stabilità dell'arma in maniera esponenziale. Vi faccio vedere come rincula l'arma senza premere la Q. Ci sono dei punti di ritrovo di strategici, permettono di recuperare le armi e un punto di respawn, diciamolo così. Credo che sia la strada giusta questa, vai. C'è un sistema di ping molto pratico che online permette di comunicare cose essenziali. Vedete quanto instabile sia la mitragliatrice sparando così. Adesso provo a sparare prendendo la mira, ma non trincerandomi.
è la stessa cosa, vedete. Provo a sparare dritto. Aia. Loading fresh mag. Quindi in quanto tank, il guardiano che sto giocando può, secondo me, e deve trincerarsi subito dietro gli scudi. Che nel giro di 10 secondi vengono ricaricati. Mi basta un po' di accortezza. Gioco sottotitolato in italiano. Recitato in inglese. Setti di tutte le grandezze. Un'aria di due alle spalle. Via. Abbiamo sterminato gli artiglieri. E questo era l'obiettivo di missione. Sono piccoli assaggini. Time to head back to Valaka and help set up the ore refinery for the miners. Should be a standard operation with little resistance, but if your team can't handle the basics, then I don't have much use for you. Ok, torniamo un attimo indietro. Questo era un assaggino del tutorial. Adesso andiamo a vedere la parte clou. L'offerta principale del gioco, da 4 a 16 giocatori, c'è scritto anche qui. Quindi andiamo a vedere la modalità standard di gioco. È divisa in missioni facili, normali e difficili. Ci sono delle missioni che hanno dei modificatori di situazione, li chiamo io. Per esempio qui c'è scritto che l'intelligence segnala l'attacco di una forza arachnide durante la missione. Prevede maggiori imboscate da parte delle tigri. E ci sono svariati gruppi di tigri elite nemiche nell'area operativa. Quindi questo è molto difficile. Ci sono questi. Il combattimento in mischia ha la possibilità di provocare esplosioni grazie alla tecnologia sperimentale dell'avanguardia. Questo perché noi facciamo parte dell'avanguardia della fanteria dello spazio. Quindi siamo solo noi fanti appiedati contro gli eserciti dei arachnidi. Abbiamo il fronte galattico, che mi ricorda tantissimo quello di Helldivers, che ci aggiorna di tutte le partite di tutti i videogiocatori di ogni copia giocata da in Starship Troopers. E ci sono i bottini di guerra che vengono dati quando facciamo parte di una compagnia. Le compagnie sono come dei clan. Ci sono delle stagioni che ci fanno poi vedere un po' di bottino. È come si evolve la storia, perché gli sviluppatori poi supporteranno tutti gli eventi. La dotazione l'ho fatta vedere prima, il profilo è quello mio che mi
mi dà la panoramica, il riassunto, le statistiche, mi permette anche di personalizzare qualcosa. La compagnia, come dicevo, sono dei clan, dei gruppi di giocatori. Posso anche crearlo, tipo la decima parte. La compagnia più disastrosa dell'avanguardia. Dove impari come non si schiacciano gli alieni. Ecco qua. Bellissimo. Vi aspetto. Qua ci sono le impostazioni, i controlli, assegnazioni. Poi ci sono le impostazioni grafiche. Audio, gameplay e anche qualcosina di accessibilità. Torniamo al gioco, facciamo delle missioni facili e normali, vediamo dove arriviamo. Le orde sono lunghissime sezioni di difesa della base contro ondate sempre più terrificanti di insetti. Magari dell'orda farò un video dedicato perché dura molto, quindi tutto il tempo che ritaglio a disposizione di questi video gameplay sarebbe abbondantemente ed esclusivamente preso dall'orda. Quindi mi prometto di farlo vedere espressamente in un video dedicato. Facciamo soltanto un paio di missioni di avanza e proteggi. Vediamo quanto tempo poi ci rimane. Vediamo se sblocchiamo altro tipo di missioni. La durata è media. Missioni che finiscono nell'arco di 30 minuti. Il gioco è disponibile per PC e Xbox e PlayStation e c'è anche il crossplay a disposizione, quindi è possibile giocare tra giocatori PC e anche giocatori di console tutti insieme. Quindi avanza, ottieni il controllo di ogni territorio completando gli obiettivi designati e spingiti verso la zona di atterraggio del CAA. Una volta che tutti i territori saranno al sicuro, costruisci la base e preparati per l'evento CAA. Difenditi contro l'orda fino all'estrazione. Quindi qui un'orda c'è, ma fino all'estrazione. Andiamo lì dove ci sono due PC, qua ci sono troppi guardiani, qua ce ne sono due. E vabbè, distribuiamoci così. E qui siamo. Siamo all'aperto, non siamo più al chiuso nelle distese desertiche di un pianeta. Dobbiamo sterminare 40 aracnidi. Vediamo se ci riusciamo.
scusate. Mi devo mettere far base qua. Ahia. Mi coprono le spalle. Perché mi arrivano arachnidi alle spalle se le spalle sono coperte dai miei compagni? Questo non l'ho capito. Secondo me il gioco è fatto così bene, tanto da dovermi costringere ad arrampicarmi sui cadaveri dei mostri. In altri giochi tutto questo non accadrebbe. Passerei semplicemente attraverso, invece, che è molto realistica la faccenda. Ma da dove arrivano? Non ho capito. Sa che devo abbassare un po' il volume, altrimenti non mi sentirete per oggi. Facciamo così, per meglio. Vedo il mixer un pochino impazzito. Vai. Mancano pochi arachnidi, ma non li vedo. Ah, eccoli. Emergono dal calcestruzzo, non capisco. E ne mancano pochini. Siamo a 37, 39. Dai che ce la facciamo. Ok, abbiamo fatto. Dovrei un po' rifornirmi, però. This building needs some attention. Arachnid patrol confirmed destroyed. Scene proprio da film, ragazzi. Chi ha visto il film si sentirà veramente dentro la pellicola. Questa è la zona di lancio del CIA in arrivo. Se ci si mette nei pressi o dentro, come questo incosciente, rimaniamo schiacciati. Ecco qua. Il gioco permette... Oh, ho sbagliato. Scusate. Il gioco permette di costruire... le difese per difendersi dalle orde.
cosa che i miei compari non stanno facendo e non so perché. Ci sarà da divertirsi. Dobbiamo difendere questo. Ancora 40 secondi. Facendo cose strane. Non si può più. Pulse detected. Reading good so far, Brimstone One. I am detecting a lot of arachnid activity, so expect company. Arrivano. Vediamo da dove. Warning. Arachnid threat levels have increased. Sono piccoli, eh? Ci vediamo. Distruggono subito le difese. Attacco tutti da un lato? Confuso. Da dove arrivano? I mostri. Ecco. Un esploratore soltanto. Per ora è tranquilla la situazione, da vedere dopo. Di lavoro fatto. Gli arachnidi sembrano molto timidi oggi. Mi aspetto un po' di colpo di coda. Meglio così.
hanno fatto tanto, tanto sforzo per debellarci all'inizio e poco alla fine. Mi sta bene. Gioco che durante l'early access era molto molto poco ottimizzato, adesso invece è una scheggia. Adesso dobbiamo andare all'estrazione perché non è finita qui. La missione riesce solo quando riusciamo a fuggire. Il che è molto difficile, perché gli insetti vogliono impedircelo. E abbiamo 3 minuti per arrivare alla nave di estrazione. Il problema è che adesso gli arachnidi ce lo vogliono impedire. La nave è da quella parte. Vediamo se riusciamo ad andare. Non sarà facile. Anche perché ci sono questi che non vogliono farlo. Non ce lo vogliono permettere. Quello che voglio fare io è arrivare alla nave e aiutare i miei amici con militoni. Facendo da torretta umana. Per circa 1 minuto. La sensazione di essere davvero al fronte contro gli arachnidi è fortissima. Poi un sacco di cosine carine per farti sentire lì, tipo il sangue alieno che ti schizza addosso. Ho finito le munizioni. 30 secondi, forse è meglio mettersi. Dovremmo avercela fatta. Vedete il fucile tutto sporco di sangue alieno. C'è tutto il riepilogo di missione con quello che abbiamo, che ho fatto, che abbiamo visto fare. Ci sono dei fanti estratti, droni uccisi, sono i piccoli ragni, guerrieri sono quelli più grandi, obiettivo di alto valore sterminato 2, e ci danno una ricompensa. Ho fatto delle operazioni di difesa della base, piccolo incentivo di punti esperienza e poi le strutture. Questo è tutto quello che mi sono portato a casa. Ricordiamo che era una missione relativamente facile. Adesso alziamo l'asticella. E il bottino viene accumulato. Si aggiunge
qui l'esperienza. E ho sbloccato un'altra cosa sul fucile, sulla mitragliatrice pesante. La squadra incubo, che è la mia, è quella che ha mietuto più punti rispetto a tutte le altre. Quindi bene così. Ha fatto la parte del leone questo ragazzo su Xbox. Andiamo a fare un'altra missione, ma prima andiamo a vedere che cosa abbiamo sbloccato. Avevamo sbloccato questo, ma cosa mi manca? Ok, ho sbloccato la skin e tra un livello andrò al compensatore. Bene. Ho sbloccato anche una granata shock. Qui abbiamo una missione simile a quella di prima, ma con l'asticella molto più alta. In più si prevedono maggiori imboscate da parte delle tigri. Caccia al nido invece è andare in un nido di arachnidi per sterminarli ed è una modalità da 4 giocatori. Ve la faccio vedere, non sono mai riuscito a farlo, ma questo è facile. Chiaramente i tempi di attesa del matchmaking vanno cambiando al cambiare il gruppo di amici che abbiamo, della tipologia di partita che stiamo cercando. Magari tutti vanno a fare l'orda o gli avanza e proteggi. Di caccia al nido ce ne sono pochini che vogliono farlo come me in questo momento. E poi il gioco deve fare il matchmaking per mettere quasi tutti allo stesso livello, una squadra da 4 persone almeno, e così via. Sono riuscito a unirmi alla partita con relativa velocità e adesso andiamo and source of the infestation. Special Vanguard units are going deep underground in hot and hostile conditions to wipe clean the source of the bug infestation. Dobbiamo invadere il nido. Ricorda il tuo addestramento. Collabora per entrare nel nido e crea punti di controllo per il rifornimento. Posiziona pacchetti di detonazione nucleare sui nuclei dei nidi per sterminarli e reclamare il nostro legittimo possesso del pianeta per la Federazione. Dopodiché il nido attaccherà in massa durante l'estrazione. Raggiungi insieme agli altri la nave da trasporto e non lasciare indietro nessuno. Vai! Siamo in 3, era meglio in 4. Ah no, siamo in 4 con me, ho letto male la grafica. E faccio il guardiano. Abbiamo 20 minuti per farlo. In questo momento il gioco mi dà come compagni di squadra 3 giocatori
PlayStation. Livelli claustrofobici e poi questi aracnidi che stanno in mezzo non fanno passare niente. Brimstone 1, you have entered the nest. Posiziona armi nucleari nei nidi. Messo già le cariche. Perfetto, un nido lo abbiamo distrutto. Adesso dobbiamo proseguire. Un'occhiata. Ah, c'era un altro là vicino. No, sì, si deve andare giù. Vediamo come. Oh, sono già scesi. Io non penso di aver scelto la strada giusta. Scendere da là. Pazienza, mi farò un po' male. Aia. Ci sono artigliere. Ah, qui sono tanti, eh. Se riesco a uccidere quella artiglieria. Per morire. Bravo che per fare il rifornimento. Prendo io. E andiamo. Oh cavolo. Corri, corri, corri. Sempre peggio, man mano che andiamo distruggendo i nuclei, i nidi,
Questo qui ce l'ha con me. Aiuto. Non vedo più nulla. Vengono con me. Vengono con me. Aia, mi picchiano. I miei amici non mi aiutano. Dove sono andati? Perché non hanno posizionato la... Andare, ma dove dobbiamo andare? Heads up, grenade out! Dritto di là. È stato tagliato fuori, sono troppo indietro. Okay. Aia. Mi hanno dato un pestone così grande che sono volato in avanti. Devo andare in profondità, mi sa. Vedete che più si va avanti, ed era una missione facile, più si va avanti più diventano difficili. I nemici sono molto più duri, più aggressivi. Giustamente stiamo distruggendo tutto quanto. Hey, look over there. Loading fresh mag. L'altro, adesso dobbiamo tornare indietro però. E da dove si scende? Da là? Wow. Dobbiamo andare giù. Stanno tornando su. Ci buttiamo. Lui dice giustamente, si è fermato, ha detto, e noi come ci andiamo qua? No, 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 sono caduto, non volevo. Dobbiamo fare il giro, mi sa. Vediamo se mi capiscono. This spot, let's go. This spot, let's go. No, si sono buttati. Non ci posso credere. Ah, hanno già fatto. Io ho scelto. Ora devo tornare su e ora sono solo e mi uccideranno. Okay. Molto bene. Bellissimo. E ora come faccio? Sto spacciato. This is Vulture 1. Move to the designated LZ. On the bounce. Oh mamma. Non devo fare per forza cosa. Ora vediamo. Non ce la farò mai. Ci siamo divisi. Mi sono diviso dal gruppo e sarò l'unico a non fuggire, perché è stato uno sciocco. Loro sono stati temerari che
si sono buttati giù. Io volevo fare così. Spero di non incontrare tanti arachnidi. 300 metri. Sarà dura. Eccoli. Farò 150 metri e non so quanti nemici in mezzo. Eccolo, qua ce n'è uno. Aia. Eccomi, ce l'ho fatta. Uff, mamma mia. Mi hanno aspettato. Beh, dopo questa corsa abbastanza adrenalinica, senza sapere se sarei uscito vivo oppure no, fatto vedere anche la caccia al nido. Mi prometto di registrare un'intera orda, non so se sarà un'orda che sarà vittoriosa con tanto di estrazione andata bene, ma lo scopriremo. Guardate che fortuna, 27 punti ferita, punti esperienza per passare di livello e non ce l'ho fatta. Bastavano 4 ragnetti in più. E vabbè, pazienza. Torniamo al menu. E vi dico, questa era la prima ora di gioco, più o meno. Un'infarinatura introduttiva a Starship Troopers che, a dispetto di quello che possiate credere in meno di un'ora di gioco, è un'esperienza veramente divertentissima, soprattutto con la compagnia giusta. Se riuscite a trovare anche solo una spalla, un amico con cui farvi quattro risate e falciare arachnidi insieme, poi diventa tutto molto più divertente. Le dotazioni sono molto interessanti, sono totalmente personalizzabili, come vedete. Non c'è questo è un croce e delizia, diciamo, un pregio e un difetto. Non c'è un cecchino che non possa utilizzare un fucile mitragliatore, se lo vogliamo. È tutto dato, è data massima attenzione alla personalizzazione delle classi, la libertà di personalizzazione anche della dotazione. Quindi qualsiasi stile di gioco è assolutamente incoraggiato. Dalla decima arte e da Aurenar è tutto. Starship Troopers Extermination è su PlayStation, Xbox e PC, c'è anche il crossplay, ho giocato anche con ragazzi che giocavano da Xbox e da PlayStation, quindi il pubblico non manca, e non manca neanche il divertimento. Gioco dignitosissimo, ben fatto, divertente, veloce, fluido, che restituisce tutte le sensazioni della pellicola originale del 1997, quindi, che vi invito anche a rivedere. Se non l'aveste visto, vedetelo. È un bel filmetto di fantascienza, come non ne fanno più ormai, purtroppo. Grazie ancora. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, segui il canale attivando le notifiche. C'è anche l'omonimo blog dove ho recensito questo gioco e tantissimi altri. C'è anche il gruppo Telegram a cui puoi far richiesta mandando una semplice email. Detto ciò, grazie ancora e alla prossima. Ciao!